Semplificare, trasformare e rendere smart la pubblica amministrazione attraverso nuovi servizi e strategie affinché i cittadini evitino code, perdita di tempo, perdita di fiducia negli enti pubblici. Tutto questo si chiama digitalizzazione della pubblica amministrazione e il Comune di Perugia ha intrapreso questa strada già da tempo: certificati online, consultazioni atti amministrativi, iscrizioni online per i servizi educativi e scolastici, il calcolo online di IMU e TASI, la consultazione dei documenti nelle biblioteche in città, l'albo pretorio online. Da oggi si aggiungono altri due nuovi servizi che i cittadini potranno usufruire direttamente da casa: il rilascio dei permessi di transito e sosta nella zona a traffico limitato con un semplice clic e il pagamento delle sanzioni al codice della strada. Dal portale www.comune.perugia.it, nella sezione Servizi digitali, attraverso la piattaforma regionale Pago Umbria, gestita da Umbria Digitale, che si interfaccia con la piattaforma nazionale di Agit, Pago PA, si potrà con pochi semplici passaggi pagare e scaricare un QR code di autorizzazione al transito e sosta nel centro storico. Ma l'obiettivo verso una maggiore funzionalità e vicinanza dei servizi di un ente pubblico verso i cittadini è spostato ancora più avanti, secondo l'assessore ai lavori pubblici Perugia Digitale Francesco Calabresi, e vede in campo la società e la partnership tra Sisco e il Comune di Perugia.